oggi Repubblica a Firenze riporta la notizia che per la prima volta le vaccinazioni obbligatorie diciamo, sono scese sotto il 95%, quindi questo crea un dato un po' allarmante, siamo sotto il livello di guardia. Questo in qualche modo farà accelerare le procedure da parte della giunta regionale per arrivare a una obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione all'asilo? Repubblica riporta un dato esatto ed è proprio sulla base della riflessione di quel dato che noi abbiamo rilanciato la tematica delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole, non dell'obbligo. È un tema sul quale naturalmente credo che ci sia bisogno di un impegno. Lo sta facendo l'Emilia Romagna, io ritengo che sia un impegno giusto e corretto e quindi la Regione Toscana lo farà insieme all'Emilia Romagna. Scendere sotto il 95% nelle vaccinazioni è un segnale d'allarme al quale noi vogliamo rispondere con tutto l'impegno del caso per tutelare non solo la salute dei bambini che possono vaccinarsi, ma anche la salute di quelli che non possono vaccinarsi e che, come i casi di cronaca recenti ci hanno dimostrato, invece possono essere soggetti a contrarre le malattie perché bambini a scuola con loro non sono vaccinati. Quindi credo che sia invece un tema di salute pubblica sul quale rilanciare fortemente.